tutta la popolazione scolastica di Rutiliere di ogni ordine e grado. Le chiedo come ha trovato questi giovani, questi ragazzi, anche bambini delle elementari, su tematiche come la libertà, la Costituzione, i doveri, i diritti, la solidarietà. No, le domande che mi hanno, che erano state preparate, erano tutte domande molto interessanti, che richiedevano anche una certa riflessione per rispondere. E poi nel dialogo che abbiamo avuto io ho trovato una certa vivacità, c'erano anche dei ragazzi che erano molto capaci di pensare, che questa è una cosa molto importante. Le cito un occhiello che ho letto sul Fatto Quotidiano di qualche mese fa, gennaio credo, sul rapporto corruzione 2015 a livello internazionale. Sì. L'annuale classifica conferma la pessima reputazione del nostro paese sul fronte delle tangenti. Tra i 28 membri dell'Unione fa peggio solo la Bulgaria, mentre ci battono in trasparenza anche Romania e Grecia. Vince la Danimarca, ultime Somalia e Corea del Nord. Poi c'è la dichiarazione di un presidente di un'organizzazione non governativa che dice: ma per il nostro paese c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato. Dall'alto della sua esperienza come magistrato e come osservatore della legalità in Italia, lei registra davvero questa inversione di tendenza? Beh, ma se noi guardiamo alla classifica che stila ogni anno Transparency International sulla percezione della corruzione, qualche passino avanti l'abbiamo fatto, non in Europa perché siamo penultimi, quindi comunque siamo in fondo, ma nel mondo siamo andati un pochino avanti, il che però non vuol dire, a mio parere, che la corruzione in Italia è diminuita. Vuol dire che magari è aumentata la percezione della corruzione in altri paesi. Cioè, qui si fanno dei raffronti, no? E anche se eventualmente fosse diminuita la percezione della corruzione, a mio parere ce n'è così tanta che non si può sostenere che non sia diffusa capillarmente. Quella di Mani Pulite è stata semplicemente una stagione giudiziaria, per quanto florida e interessante, o ha sedimentato qualcosa di più profondo nella società italiana in termini di legalità e rispetto delle regole? Mani Pulite, secondo me, è servita soltanto a far vedere che la strada giudiziaria non è quella idonea a marginalizzare la corruzione. Lei ha lasciato la magistratura credo 10 anni fa, no? Qui è 9 anni fa. 8 anni e 3 quarti. 9 anni fa. Si è dedicato alla sensibilizzazione e divulgazione della cultura della legalità, come ha fatto stamattina qui da noi. Per servire, la causa della legalità, perché non ha scelto il terreno della politica? Ma perché secondo me il nodo, la questione, il dramma sta nel pensiero collettivo. E allora il pensiero collettivo dov'è che lo si cambia? Nelle scuole. Un Senato non più eletto dai cittadini, una Camera composta da deputati cooptati dai partiti e non eletti dai cittadini. Sì. Come si pone tutto questo di fronte alla Costituzione italiana? Io credo che ci siano dei problemi, soprattutto per quel che riguarda il Senato. Cittadini, i deputati bene o male li scelgono. E quindi non è quello il problema, secondo me, perché non scelgono la persona ma scelgono comunque l'orientamento. E se guardiamo, vabbè, lasciamo perdere, fermiamoci qua. Però il Senato secondo me è un problema veramente grosso. Ma va abolito completamente, come ha detto qui, è meglio eliminarlo che non averlo trasformato a questa maniera, come Camera delle Autonomie? Se dovessimo decidere tra una e l'altra cosa, secondo me sarebbe forse meglio eliminarlo. Forse però sarebbe il caso di mantenerlo attribuendogli una competenza che sia una competenza di livello particolare e
in modo che la scelta dei senatori continui a essere da parte dei cittadini. Comunque io credo che questo fatto di scegliere i rappresentanti del Senato da parte dei partiti sostanzialmente indebolisca il sistema democratico. Un'ultima domanda, dottor Colombo. Tutti i governi in Italia si sono in qualche modo cimentati con le riforme istituzionali, sì, con le riforme costituzionali. Anche Renzi addirittura ha legato il suo futuro politico alla riuscita di questa riforma. Sì. Ma secondo lei la Costituzione va in qualche modo riformata e se sì, in quale sua parte? Ma soltanto in alcuni aspetti marginali, secondo me. Riforme, cioè ci sarebbero delle cose, io abolirei l'articolo 7 della Costituzione, per esempio, quello che mette la Chiesa Cattolica in una posizione differente rispetto a tutte le altre religioni. Io modificherei l'articolo 22, lo cambierei molto molto pesantemente. E poi l'articolo 22, ci scusi dottore, dice cosa che dice? Il nome, la cittadinanza e la capacità giuridica non possono essere persi per ragioni politiche. Secondo me non possono essere persi per qualsiasi in assoluto. Salvo il caso che uno sia incapace di tenere in vero, ovviamente. Però bisogna fare attenzione che le modifiche non intacchino i principi fondamentali, perché sennò la Costituzione diventa un'altra cosa. Grazie. Prego, grazie a lei. Credevo che una botta di vita mi avrebbe dato quel qualcosa di più. Ma l'incertezza, l'amarezza, quando credo di aver perso, non mi deve far morire più. Con i pensieri nel vento, riprenderò a non far caso più al tempo. Lo spazio non mi trova più posto e chiedo al cielo se mi vuole così. Per quanto grigio vedo in giro non ci riesco a respirare perché sono solo dentro un film. Con i pensieri nel vento riprenderò a non far caso più al tempo. Sogno qualcosa e un pensiero mi sale quando pago la vita senza dare valore alla giostra che ho. Nessuno pagherà.
Grazie, grazie di cuore.